Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e finalmente faccio questo video dopo ormai un anno dall'ultima volta che feci un video del genere. Me l'avete chiesto in molti e praticamente è la collezione dei miei mazzi. Ho circa una quarantina di mazzi, comunque una buona collezione che ho fatto in alcuni anni. E niente, non perdo altro tempo, vi faccio subito vedere la mia collezione. Buona visione. Ok, mettiamo a fuoco. Perfetto, eccoci alla collezione di carte di cui vi parlavo. Iniziamo subito dalle prime carte. Sono le carte che io uso per allenarmi, infatti abbiamo delle bicycle rosse, delle bicycle blu, ovviamente un po' di mazzi perché servono sempre d'allenamento, e io mi alleno o comunque faccio effetti in pubblico anche con le Talleio rosse e le Talleio blu, che sono carte secondo me di un'ottima qualità e anche carine. Poi andiamo subito ai mazzi di bicycle speciali. Infatti come vedete abbiamo un mazzo di bicycle di color oro e un mazzo di bicycle color nero. E in più ho preso anche un mazzo di bicycle, questo di tutti i colori praticamente. Ogni carta è dei colori dell'arcobaleno. Poi abbiamo sempre delle bicycle, andando avanti abbiamo le bicycle. Questa è un'edizione fatta per il 130° anno delle bicycle, è molto bella secondo me, cioè una bici in stile retro. Poi abbiamo delle bicycle serie 1800, che sono semplicemente delle bicycle rosse invecchiate. Delle bicycle pluma, questo insieme a quest'altro erano dei primi mazzi di bicycle speciali che io abbia mai comprato. Poi abbiamo dei mazzi molto famosi di bicycle, ovvero le Ghost White e le Ghost Black. Io personalmente preferisco le Ghost White perché le nere si rovinano in un secondo e anche come design mi piacciono più quelle bianche. Poi abbiamo le bicycle, questo qua, fatte di canapa, le BEMP mi sembra si chiamino, le BIMP insomma. E niente, sono un mazzo che mi è stato regalato un po' per scherzo, in ogni carta c'è una foglia di marijuana, comunque molto carine, qualità sempre come quelle delle bicycle. Poi abbiamo queste bicycle che mi sembra anche nello scorso video di aver fatto questo errore, perché ce le avevo già queste carte, non mi ricordo come si chiamino, però insomma sono bicycle completamente ricoperte come vedete di scritte. Poi abbiamo le Bicycle Steampunk, un mazzo che mi fa assolutamente schifo, cioè non mi piace per niente come è stato realizzato, però insomma la qualità è sempre come quella delle Bicycle e comunque vabbè, è un mazzo che nella mia collezione c'è. Poi abbiamo le Bicycle Dragonback, queste carte davvero molto molto belle secondo me, piacciono davvero molto, esistono anche verdi se non sbaglio, forse anche di qualche altro colore, io ho solo quelle gialle, cioè gialle che poi, allora sì, gialle verdi insomma. Poi iniziamo con invece le B carte secondo me stupende, hanno una qualità ottima, queste sono le B Club Special, queste qui insomma hanno praticamente le figure, cioè tutte le carte sono un po' più grandi del normale, sono carte extra large, però a me sinceramente non piacciono molto, mi piacciono molto di più le B Premium Casino, molto più standard e molto ma molto belle secondo me, anche di una qualità ottima. Andando avanti abbiamo le Talleio Viper, che sono delle Talleio non come quelle che avete visto prima perché hanno un disegno diverso come vedete, sono completamente nere metallizzate, ne ho due mazzi perché uno mi è stato regalato da un mio fan, insomma comunque un mio amico ormai che ho incontrato a un raduno e niente, mi ha regalato questo mazzo, è stato gentilissimo quindi voglio salutarlo. Poi abbiamo le Fathom, queste qua secondo me davvero molto molto belle, sono tutte in stile mare insomma, ci sono carte azzurre e come Joker hanno appunto delle piovere se non sbaglio. Dopo le Fathom andiamo alle Madison, carte secondo me la Madison, tutte le carte che fa sono davvero stupende, molto molto eleganti e fine. Abbiamo le Madison Rondels sia brown sia marroni che black, quindi nere, di questi ne ho due mazzi perché uno mi è stato firmato da Jack Nobile che saluto ovviamente. Poi abbiamo le Madison Dealers, carte bellissime che non hanno bordo, sono fatte interamente così, carte stupende, mi piacciono molto le carte senza bordo. E questo mazzo completamente nero, in realtà anche questo è un mazzo di Madison, le Madison bianche, sono carte completamente bianche, anche questo ovviamente senza bordo perché il bianco coincide col bordo. Poi abbiamo le Artisan White, carte stupende ragazzi, queste sono davvero molto molto belle, io ho solo le white, esiste anche la versione black se non sbaglio. Comunque secondo me anche queste meritano tantissime, sono bellissime, non le ho mai usate troppo perché voglio tenerle intatte. Poi abbiamo le Republic numero 2, queste carte che come sapete hanno vinto anche una mia top 5 mi sembra di carte, perché mi piacciono tantissimo, sono davvero carte finissime e hanno tipo le figure un po' più piccole invece a differenza di queste B qua e con un font un po' diverso, insomma sono davvero molto belle. Poi ci sono le Icon, anche queste carte spettacolari, come vedete
confezione molto semplice, una semplice lampadina che poi richiama anche il Joker, che è una lampadina. E niente, anche queste carte piene di icone sul retro, molto molto belle, mi sono state regalate. Poi abbiamo le Fountain Black, non sto neanche a descriverle perché tutti voi le conoscerete. Purtroppo solo la versione nera, non ho mai avuto quella rossa o quella blu che ora costano tantissimo. E spero di riuscire a ottenere poi in futuro quelle rosa, perché mi interessava come idea un mazzo di carte rosa. Poi abbiamo le NOC, abbiamo sia le NOC blu, quelle classiche, un po' fatte di plasticazza come si dice. E la stessa cosa per queste NOC, che in realtà non sono nere ma sono, vado ad aprirle, sono bianche come vedete. Anche queste purtroppo della stessa qualità di quelle lì blu, mi è dispiaciuto un po', però queste sono la versione limitata, quella autografata. Poi andando avanti abbiamo invece le Monarchs, carte stupende, cioè questo mazzo è uno davvero dei mazzi imbattibili perché rimane sempre nelle top di carte, perché sono davvero molto belle. Come prima abbiamo le Monarchs classiche, quelle solite, e come seconda le Monarchs che mi sono arrivate davvero da poco di Now You See Me 2. Infatti come vedete qua c'è scritto Now You See Me 2, dentro c'è la carta speciale, e anche questa è stessa, forse leggermente diverse di qualità, non so perché mi danno questa impressione al tatto, però entrambe qualità ottime. Poi abbiamo le Virtuoso, le inconfondibili Virtuoso, sia SS15, quindi Spring Summer 2015, sia le Spring Summer 2016. Carte stupende. A me, sinceramente, anche se ci sono tantissimi pareri contrastanti, mi piacciono di più quelle del 2016, perché mi piace di più il fatto che siano senza bordo e una volta aperti a ventaglio facciano un effetto ancora più bello delle SS15, insomma, secondo me si sono migliorati. Poi abbiamo le Blue Steel, un mazzo davvero molto bello. Come vedete, il mio portamazzo in realtà è semplicemente blu, fatto così scuro. Però, guarda, ve le faccio vedere una carta per farvi capire com'è fatto il retro. Come vedete, retro molto fine. A me piacciono molto queste carte, mi sono state regalate. E sono davvero un bel regalo perché mi piace il design così semplice. Poi andando avanti abbiamo le Memento Mori. Memento Mori, carte bellissime. Molti di voi le avranno sicuramente già viste in mille video, perché nel 2016 stanno andando tantissimo. Ne ho comprati due mazzi, uno da questo qua, come vedete lo tengo chiuso, questo invece che ho già usato e strausato, ma nonostante questo continua a rimanere di una qualità ottima. Poi abbiamo le Draconian Brimstone, le ultime Draconian uscite, secondo me un mazzo spettacolare, cioè ragazzi è davvero molto molto bello. Come vedete già la custodia è assurda, cioè è qualcosa di tamarrissimo ma allo stesso tempo bellissimo, e le carte dentro sono davvero molto belle. Poi abbiamo le Orbit, uno dei miei mazzi preferiti in assoluto, carte bellissime, anche queste mi sono state regalate. Come vedete il retro di tutte le carte è fatto così, e niente, prima edizione delle Orbit, bellissime. L'unica cosa che mi dispiace è il bordo bianco, che nelle carte è un po' grosso, però fa niente, dai, sono comunque carte molto molto belle. Poi come vedete qua ho un po' di mazzi standard, ora vi spiego perché. Perché in realtà all'interno di questo mazzo di Bicycle apparentemente rosse ci sono, come vedete, delle Artisan White. Mi sono state regalate queste da Jack Noble a uno scorso raduno, e niente, dentro questo mazzo in realtà c'erano queste, quindi davvero molto belle. Ringrazio Jack per il regalo e ancora lo saluto. Dopo queste ho questi mazzi che ho messo qua, che sono semplicemente in realtà i mazzi truccati, quindi i classici della Bicycle. Mi sembra un Invisible Deck e un Triumph, e poi due mazzi miei, quindi Random e Ten, due effetti miei, se li conoscete, sono due effetti che ho proposto sul canale. E niente, così finisce tutta la mia collezione, spero di avervi fatto vedere bene tutte le carte. Sì, sono circa una quarantina di mazzi, a me piacciono molto, vado molto fiero della mia collezione, nonostante in realtà più della metà siano mazzi che mi sono stati regalati da mia mamma, la mia ragazza e i miei amici. Insomma, in ogni caso sono molto molto contento, e niente, comunque una collezione fatta in 2 anni e mezzo, penso, circa, quindi comunque non mi lamento. Detto questo, concludo qua il video, spero che questa collezione vi piaccia. Se è così, magari lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, perché me l'avete chiesto davvero in tantissimi. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!